Apertura subito. Parliamo di cronaca e andiamo a Meulo, dove l'ex consigliere provinciale e tra l'altro ex vice sindaco a Meulo Cagnato finisce ancora una volta nel mirino della politica, se non altro perché la provincia presenta il conto dopo che lo stesso Cagnato aveva chiesto indebitamente del risarcimento. Ma sentiamo di risarcimento, appunto, risarcimento più che altro appunto dei rimborsi per il percorso che avrebbe fatto dalla Carnia fino a Venezia. Sentiamo e ripercorriamo anche la vicenda nel servizio di apertura del telegiornale. La provincia chiede la restituzione di 21.000 euro all'ex consigliere leghista Diego Cagnato e, in caso di condanna per il reato di truffa aggravata e continuata, si riserva la possibilità di reclamare il pagamento dei danni d'immagine. La giunta veneziana ha infatti deciso che la provincia si costituisca in giudizio come parte civile nel procedimento penale che vede imputato l'ex consigliere provinciale Cagnato, accusato dalla procura di aver presentato autocertificazioni non veritiere per quasi 2 anni, dal novembre 2010 al settembre 2012, per ottenere dei rimborsi spese di trasporto non dovuti per un totale di 21.000 euro che gli sono stati pagati dalla provincia. La vicenda risale a 2 anni fa, quando l'allora consigliere provinciale della Lega Nord era finito sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti per il gran numero di chilometri che dichiarava di percorrere per presenziare al Consiglio e alle riunioni della provincia per i quali chiedeva rimborso viaggi. Originario di Meulo, il 59enne Cagnato risultava infatti residente a Verzegnis, in Carnia, da quando si era sposato. Dalle indagini condotte dai carabinieri sarebbe invece emerso che il consigliere provinciale risiedeva piuttosto a Meulo, dove nello stesso periodo ricopriva la carica di vice sindaco. Lo confermavano i tabulati telefonici, ma anche le frequentazioni di bar e negozi, quindi non poteva aver diritto agli astronomici rimborsi richiesti. Da qui era partita la richiesta di rinvio a giudizio. A poche settimane dallo scandalo, Cagnato era dapprima uscito dalla Lega Nord e in seguito si era dimesso da consigliere provinciale e da vice sindaco. Adesso è stata fissata dal 5 novembre l'udienza davanti al giudice per l'udienza preliminare e, in previsione del procedimento, la giunta provinciale ha dato mandato ai propri legali di valutare se Cagnato verrà condannato, la possibilità di chiedere anche il risarcimento per i danni d'immagine. È possibile che anche il comune di Meulo segua l'esempio della provincia e si costituisca parte civile per i rimborsi spese pagati all'ex vice sindaco.